Pizza. Il governatore veneto stenta pazienza sull'esclusione dei suoi consiglieri regionali dalle liste per le europee. Zai inaugura l'impianto all'avanguardia delle latterie vicentine e richiama invece il consorzio dell'Asiago. 24 candidati per il centro-destra e capolista all'assessore uscente Oscar Mazzocchin. La triste vicenda delle salme in Valsugana non trattate correttamente, quelle di Rosano saranno sequestrate. Una delle più importanti collezioni al mondo di incisioni di Dürer integralmente in mostra a Bassano. Buonasera telespettatori, apriamo subito il telegiornale parlando sulle, delle elezioni europee senza candidati vicino a Zaia e sulla palude che rallenta l'autonomia. Zaia si sforza di fare bel viso a cattivo gioco mantenendo un notevole aplomb, ma non manca però di lanciare qualche messaggio. Inutile negare che la strage dei candidati, o meglio la rumorosa non presenza di candidati alle europee presi dal Consiglio regionale, si faccia notare come laddove si combatterà per il Veneto in Europa non ci saranno candidati zaiani, e questo stupisce per la forza personale, per lo stesso grande consenso del governatore nella sua regione. Ma da politico di razza Zaia sorride la sventura, probabilmente pregustando il momento della vendetta politica. Vediamo che nelle liste insomma non c'è neanche un consigliere regionale del Veneto, per non smobilitare la squadra o per qualche altro motivo? Vedo che un po' sorride. No, perché sono troppo bravi, e questo è il tema. Io ho una squadra compatta, ha prodotto e daremo conto di quante leggi ha prodotto, non ci vedo nessun problema per il fatto che i consiglieri non siano candidati. Anzi, direi anche di più se vuole che gliela dico tutta, che si sono presi l'impegno e lo portano alla fine, punto. L'autonomia nel frattempo resta ancora impigliata tra le liane della giungla del governo, e qui il tono, pur non travalicando mai i limiti, cambia di coloritura, con sfumature di grigio che potrebbero virare al nero. Tiepidezza è ora costante per l'autonomia a Roma, non sono tiepidi invece i veneti sull'autonomia, sono molto calorosi sull'autonomia. Io direi che Tria invece ha fatto un intervento positivo, perché ha detto dobbiamo andare avanti col progetto, ha posto delle questioni di costituzionalità che sono già superate, ma ricordo anche che rispetto alla norma finanziaria per noi la norma va bene. Comunque Tria, che è illustre rappresentante del governo, ha inaugurato un nuovo metodo, ha detto quali sono secondo lui i problemi, ha detto andiamo avanti. Adesso ci aspettiamo che il governo ci dica qual è la sua idea di bozza d'intesa, perché noi dal 2 di ottobre del 2018 l'abbiamo già presentata il nostro contratto, ci dicano loro. Alle latterie vicentine di Bressanvido Zaia inaugura un impianto da 4 milioni di euro, ma coglie anche l'occasione per lanciare un messaggio al consorzio dell'Asiago. Valvole che costano 5.000 euro l'una, impianti di ricezione del latte da 4 milioni di euro di investimento, poi 5 ettari di capannoni, frigo, impianti industriali di trasformazione, 2.400 moduli fotovoltaici. L'impianto delle latterie vicentine di Bressanvido è una realtà della filiera agroalimentare veneta in forte ascesa, e il governatore Zaia lo ha riconosciuto forbici in mano con il taglio del nastro dei nuovi impianti, anche perché la regione ha contribuito per il 20% degli investimenti attraverso un piano di sviluppo rurale. La scommessa dei soci è passata attraverso un investimento sui consumi e sull'ambiente, per esempio con un ridotto consumo di acqua nella produzione dei formaggi, cosa non da poco per una risorsa sempre più preziosa. Attraverso la tecnologia che abbiamo installato andiamo a risparmiare svariati metri cubi di acqua, e penso che ultimamente, quando temevamo la siccità, ci siamo resi conto di quanto importante è questo bene, e quindi l'azienda l'ha sempre pensato e abbiamo investito in questo versante. Il latte è quello dell'altopiano, il fiore all'occhiello è quello dell'Asiago DOP. È a questo punto che il presidente Zaia parte all'attacco. Qualcosa non va nel consorzio e non le manda a dire, chiedendo che le stesse latterie vicentine si diano da fare per far cambiare qualcosa al consorzio stesso. Lo fa con molta decisione, tanto da costringere i giornalisti a fargli sottolineare il perché di questo messaggio pubblico dal palco dell'inaugurazione. Noi tifiamo perché il consorzio esista, continui ad esistere, e soprattutto deve essere di stimolo a tutti per sostenere l'azione del consorzio. I prodotti sul mercato vanno tutelati appunto con le azioni del consorzio, in particolare di un consorzio così importante come quello dell'Asiago DOP. Ma perché ha lanciato questo allarme? Perché è stato un allarme? Ma perché so che c'è dibattito in questa fase all'interno del consorzio, e spero che questo dibattito dia la stura a un corso che sia ancora più importante sotto il profilo della tutela.
Non si scherza con l'Asiago e con i consorzi, quindi il messaggio Zaia lo ha lanciato. A questo punto forse è meglio che tutti si mettano d'accordo e non lo facciano arrabbiare. E di tutela di ambiente continua a parlare anche il nostro TG Linea Aperta di questa settimana, chiedendo a voi telespettatori di segnalarci casi di inquinamento su fiumi, rogge e canali e i numeri che state vedendo in sovraimpressione. Ci sono delle novità sull'indagine del capannone degli orrori dove erano stoccate decine di salme. Rimane impressa nella mente l'immagine terribile delle bare accatastate tra i rifiuti di un magazzino di scurelle. Le indagini dei carabinieri continuano per accertare quante salme siano transitate in questo posto orribile. Si pensa ad oltre 300, ma nel momento del blitz gli investigatori hanno trovato 27 bare, di cui 3 casse in zinco aperte. L'orrore ha fatto il giro del Veneto in pochi istanti. Secondo i primi accertamenti si tratta di corpi tumulati da circa 25 anni e recentemente esumati per fare spazio nei cimiteri, secondo una pratica regolamentata dalle direttive cimiteriali. La cooperativa dell'Alta Val Sugana aveva l'autorizzazione per trasportare le bare dai cimiteri fino al forno crematorio nel Trentino, ma la prima tappa era in questo magazzino. Qui i resti dei corpi dei defunti venivano tolti dalle bare e messi nei sacchetti di nylon, ognuno con una propria etichetta nominativa. Solo in un secondo tempo venivano portati al forno crematorio. Le bare invece venivano letteralmente sezionate, i metalli che contenevano le casse, principalmente zinco e ottone, venivano recuperati e rivenduti al mercato nero. Non solo, ma la cooperativa risparmiava anche gli oneri per l'incenerimento delle bare, arrivando così a guadagnare fino a 400 euro a salma. Si parla di un giro d'affari di circa 300.000 euro in pochi mesi. Il titolare della cooperativa, un 65enne denunciato dai carabinieri, avrebbe giustificato agli investigatori che non pensava di fare nulla di male. Le salme arrivano dai cimiteri del Veneto, in particolare dal Vicentino, Rosà, Tezze sul Brenta e Brendola, da Cordignano nel Trevigiano, Abano e Cadonega in provincia di Padova e Pianiga nel Veneziano. Nelle prossime ore saranno chiamate dai rispettivi sindaci le famiglie dei defunti. Non c'è solo una questione economica, ma anche morale. Presto potrebbero partire contro la cooperativa diverse denunce. Non solo, ma gli investigatori dovranno accertare se all'interno delle bare ci fossero stati monili che non sono stati trovati. Questa mattina i carabinieri hanno depositato in procura gli atti con la richiesta di convalida del sequestro del capannone. E 6 sono le salme rinvenute nel capannone degli orrori che provenivano da Rosà, e allora abbiamo sentito il sindaco. Le 6 salme di Rosà sono state individuate sin da subito all'interno del capannone che è sotto sequestro. E questo perché avevamo fatto i lavori di separazione già nel cimitero, questo è un aspetto positivo. E sono a contatto con il NOA di Trento e con il sindaco di Scurelle perché le salme sono state trasportate al cimitero di Scurelle e non sono state bloccate da parte della magistratura. Per cui domani mattina andremo subito con il nostro operatore a prelevarle e portarle al crematorio di Ferrara. Questo sicuramente è una vicenda sgradevole, ma tutto sommato come Rosà è andata anche bene, perché potremo sin da subito, già da domani, andare a prendere le salme e portarle alla continuazione dell'intervento che si doveva fare. Una vicenda molto sgradevole, una cosa credo riprovevole, quella che l'ha fatta l'azienda che aveva vinto la gara d'appalto non solo a Rosà ma in molti comuni del Vicentino e soprattutto anche del Trentino. Siamo alla pagina dell'arte con la grande mostra dell'incisione a Palazzo Sturm dedicata a Dürer. Sono esposte 215 opere, 214 originali di Albrecht Dürer, e la prima è il ritratto di Dürer realizzato da Kilian. Abbiamo voluto mettere un'opera in più proprio perché è un bellissimo ritratto dell'autore delle incisioni successive. Sono esposte all'interno delle teche, che sono delle piccole architetture. Ogni teca contiene un foglio con delle incisioni che fanno anche capire come i Remondini collezionavano queste opere di Dürer. Una mostra unica, suggestiva, un gioiello che si colloca in uno scrigno tutto bassanese, Palazzo Sturm, che vede aprire un nuovo dialogo tra la nostra città e i Remondini, l'autore di Norimberga, definito... È un vero Leonardo da Vinci alla tedesca. Da solo ha trasformato l'incisione come un mezzo comunicativo anche un po', diciamo così, terra a terra, ha una formula artistica al più alto livello.
E qui abbiamo a Bassano una collezione delle opere grafiche di Albrecht Dürer che è veramente splendida, una collezione che è nota a poche persone. Bassano poi è la patria dei Remondini, e Remondini che è una famiglia straordinaria, tutta impermeata delle idee dell'illuminismo, no? La riproduzione delle opere, anche la diffusione della conoscenza. Un allestimento curato nei minimi dettagli, con estrema attenzione alla valorizzazione delle opere. Piccoli scrigni, piccoli oggetti che proteggono l'opera, la illuminano bene e la conservano nel tempo in termini di umidità, soprattutto, che è il vero tema rispetto alla conservazione della carta e delle incisioni. E se chiediamo alla direttrice dei musei civici a quale opera di Dürer sia particolarmente legata, ci racconta una storia che ha del magico e gli occhi si spalancano sull'enorme rinoceronte che campeggia davanti a Palazzo Sturm. La prima immagine che ho voluto per questa mostra è quella del rinoceronte. Il rinoceronte ha una bellissima storia, è una xilografia realizzata nel 1515 da Dürer leggendo una lettera che doveva arrivare a Norimberga, e questa lettera raccontava di un rinoceronte destinato all'imperatore che però purtroppo era affondata la nave che lo trasportava davanti alle coste della Liguria e non era riuscito ad arrivare anche al Papa. La storia mi ha affascinato molto, mi ha affascinato che Dürer non abbia mai visto questo rinoceronte ma abbia realizzato questo disegno di fantasia in un certo senso a partire da una lettera, da una descrizione. E poi questo rinoceronte è diventato magicamente il punto di riferimento di tutti i rinoceronti nella storia dell'arte. Siamo alla pagina politica, iniziamo da Nove, dove l'ex assessore Zamminato corre alla poltrona di primo cittadino. Remo Zamminato, 53 anni, impiegato con un trascorso in amministrazione comunale come assessore e consigliere, si candida a sindaco di Nove, presentandosi con la sua civica Assieme per Cambiare. E proprio il lavoro di squadra diventa il filo conduttore del suo programma. La città della ceramica innanzitutto ha bisogno di tornare a vivere. E per fare questo bisogna passare attraverso le tante associazioni del paese che hanno dimostrato una potenzialità enorme per il paese. Dunque bisogna, come amministrazione, andare a fianco delle associazioni e, se serve, anche a livello contributivo. Su cosa si baserà il suo programma elettorale? Il mio programma elettorale sicuramente passa, come ho già detto, attraverso le associazioni, iniziative condivise. E chi più fa, più anche avrà, di sicuro. Altro punto fondamentale è la sicurezza in tutte le sue sfaccettature. In primis, rimettere a posto le videosorveglianze che ci sono in paese, l'illuminazione nei luoghi oscuri dove i nostri figli, i nostri giovani, ahimè, iniziano a ritrovarsi per cose poco chiare, e non da ultimo il grande traffico che sta attanagliando il paese. Grande traffico vuol dire anche inquinamento. I dati dicono che a Nove ci saranno 16 morti in più all'anno causa l'inquinamento. Un sindaco che tutela la salute dei cittadini non deve trascurare questo. E a Bassano questa mattina la presentazione della lista Bassano per tutti, guidata dall'assessore uscente Oscar Mazzocchin. Ci siamo venuti stamattina partendo proprio da una frase del più giovane magistrato ucciso dalla mafia, Rosario Livatino. E dopo 6 mesi della morte la mamma trova nella sua agenda una scritta che ci ha messo in testa di presentarci in 24 storie. Livatino dice: non mi basta essere un credente, voglio essere una persona credibile. Io penso che stamattina abbiamo presentato 24 storie di persone credibili di Bassano, unite alla persona onesta e seria qual è Angelo Vernillo, per cui pensiamo di portare i temi dell'ambiente, della mobilità, del buon vivere, delle persone che cominciano a soffrire sul tema del lavoro e anche sul tema delle abitazioni. Io pensiamo che queste 24 storie, perché rappresentano ragazzi giovani, pensionati, persone che lavorano, persone che anche hanno un lavoro più debole, per cui pensiamo che da questo punto di vista la nostra lista nella coalizione sarà da pungolo verso questi temi, ma anche per uno slogan che abbiamo detto, che una città cresce non solo in economia ma cresce soprattutto nel benessere, e noi pensiamo essere a fianco di questo benessere. Bassano per tutti presenta dunque la sua lista di candidati nell'ottica della continuità.
Sono 24 potenzialità di persone che hanno vissuto il quartiere, hanno vissuto la scuola, hanno vissuto il lavoro, hanno vissuto il pensiero che questa città ha qualcosa da dire e ha qualcosa da continuare rispetto a quello che l'amministrazione Poletto ha fatto, e la consegniamo nelle mani di Angelo Vernillo. Rimaniamo sempre a Bassano per gli incentivi alla sicurezza. Bassano del Grappa, 50.000 euro per incentivare la sicurezza in casa. Il Comune ha approvato il nuovo bando per l'erogazione di fondi per installare impianti d'allarme o videosorveglianza per proteggere la propria abitazione o il proprio negozio. Contributi a fondo perduto destinati ai residenti a Bassano, il cui reddito familiare imponibile non superi 50.000 euro annui. Non possono essere cumulati con altri contributi pubblici o agevolazioni fiscali statali e regionali e variano per entità a seconda del tipo di intervento e del richiedente. È attivo un bando regionale per rottamare le stufe. Bassano, imperativo categorico proteggere l'ambiente e averne cura, cominciare dalle emissioni degli impianti di riscaldamento. Per questo c'è tempo fino al 30 aprile per partecipare al bando indetto dalla Regione Veneto, rivolto ai privati cittadini per ottenere un contributo per la sostituzione di generatori di calore domestici alimentati a biomassa, legno o pellet, con apparecchi a basse emissioni e ad alta efficienza. Gli interessati potranno consultare il portale della provincia Cambiamo Aria. Ci spostiamo a Marostica con il prossimo servizio. Marostica, la città degli scacchi, ha nominato il manager del distretto del commercio, Nicola Minelli, attualmente manager del distretto del commercio di Schio. Tra le sue mansioni l'individuazione di nuove strategie per lo sviluppo commerciale e turistico del comune, sostenibili dal punto di vista economico, sociale, territoriale e ambientale. In animo la creazione di un modello innovativo e stabile di gestione e sviluppo per far rivivere il centro storico, contrastando così la chiusura delle attività commerciali, dando il là a un lavoro di squadra tra attività e negozi, turismo e produzioni tipiche, senza trascurare il potenziamento di itinerari con specifiche azioni di marketing. L'assessore all'ambiente Silvia Guidolin è candidata a primo cittadino dell'amministrazione uscente. Dopo 10 anni al timone, il sindaco di Galliera Stefano Bonaldo lancia per le elezioni comunali il suo assessore all'ambiente Silvia Guidolin. La candidatura è stata ufficializzata in municipio alla presenza di parte della squadra che supporterà la 35enne nella sua corsa. E proprio la continuità, tanto politica quanto programmatica, con l'attuale amministrazione è uno dei punti cardine del programma della Guidolin e della sua civica Galliera CE. Uno dei progetti che a mio avviso va portato avanti e che già si è iniziati con questa amministrazione è lo sviluppo e la rivisitazione di un polo scolastico. Avere un polo scolastico unico porta di benefici anche a livello economico. Silvia Guidolin ha già ricoperto il ruolo di consigliere delegato occupandosi di ambiente e urbanistica. Lavora come libera professionista nell'ambito delle certificazioni energetiche in edilizia. Ecco come presenta la sua squadra. La squadra è composta da una componente che ha dato disponibilità dell'amministrazione uscente e che quindi mi supportano e mi aiutano, anche perché io faccio parte di questa amministrazione da 5 anni, però in 5 anni è impensabile imparare tutto quello che c'è da imparare per gestire al meglio il proprio comune. Stefano Bonaldo ha intanto confermato che sarà della partita. La passione c'è e c'è sempre stata, e quindi è difficile per me estraniarmi dall'amministrare la cosa pubblica del mio paese. In chiusura di telegiornale vi ricordo Focus questa sera alle 21.15. In studio ci saranno Roberto Caon, Stefano Odegan, Alessandra Moretti, Ivan Palasgo, Paola Roma, Antonella Tocchetto. Quindi non perdete l'appuntamento. Vediamo ora le previsioni del tempo di domani. Grazie dell'attenzione, una buona serata a tutti voi. Cherubin, scopri il gusto dei nostri salumi nostrani, senza additivi chimici. Cotto campestre, senza glutammato, 79 centesimi letto. Salamella d'asino, 4,95 euro al pezzo.
Un robusto anticiclone localizzato al centro dell'Europa protegge tutte le nostre zone e garantisce tempo stabile per questo periodo pasquale. Infatti le perturbazioni scorrono, sono costrette a scorrere al di là delle Alpi. Quindi prevediamo per domani, per Pasqua e in gran parte per Pasquetta, un cielo pressoché sereno, poco nuvoloso, qualche nube ma che non darà nessun effetto. Un peggioramento lo potremo avere nella giornata di Pasquetta, ma nella seconda parte, anzi verso la fine della giornata, con un aumento appunto della nuvolosità, e poi martedì e probabilmente anche mercoledì avremo un momento di tempo più perturbato con delle precipitazioni che localmente potranno essere anche insistenti, ma anche questo sarà un intervallo in quanto poi avremo di nuovo un miglioramento. Quindi tempo stabile per le festività pasquali, per la gioia di tutti, con un vento molto debole, di direzione variabile, con tendenza però a provenire da nord, con temperature veramente piacevoli, perché almeno per la vigilia di Pasqua e per Pasqua avremo minime di 10-11 gradi e massime che raggiungeranno anche i 23-24 gradi. A Pasquetta si potranno abbassare un pochino. L'Alto Adriatico sarà poco mosso. È tutto, buona Pasqua. Cherubin, prova i formaggi della Lessinia da 99 centesimi letto. Morlacco del Grappa, 99 centesimi letto. Asiago Mezzano, 79 centesimi letto. Cherubin, a Bassano, aperto da lunedì al sabato con orario continuato.